Oh ragazzi, sto arrivando, non è successo niente. Provate a votare qualcos'altro adesso. Milioni sul web, da 10 a 50.000 quelli in Piazza Duomo a Milano. Saltellando dal blog al palco, nel finale della partita elettorale, Grillo unisce le due piazze, quella virtuale e quella del comizio tradizionale. È un movimento nato con la rete, non sapevo neanche cosa fosse la rete. Ho 62 anni, non faccio parte di questo mondo. E allora ho detto funziona, funziona. E ho cominciato, il segreto sapete qual è stato? Di scrivere tutti i giorni una cosa, per creare un discorso. Allora proviamo a passeggiare nella piazza virtuale. C'è un po' di tutto. Dai monologhi quasi omelie di Marco Travaglio, lunghi più di 40 minuti, alle dichiarazioni d'amore di supporter famosi. E quindi io vi saluto, da Pau e Negrita è tutto, a voi studio. E sorpresa anche la parola data agli avversari. Il presidente Berlusconi nella maniera più eccellente e deve mandare avanti l'Italia nelle cose giuste e corrette. Però i magistrati non devono andare in politica. Con un finale forse un po' scontato. Col nucleare, assicura Berlusconi, le bollette saranno più leggere. Da vecchio affabulatore che gioca con le parole ne ha per tutti, a partire dai giornalisti. Ditemi chi siete, buoni, chi siete? Agenzia, Digos, grazie. Un click come firma, una tastiera per bandiera, una telecamera come megafono. Con Grillo comunicare e fare politica. E lui stesso si chiede. Siamo tutti nel web, magari non esiste nessuno. Ti viene questo dubbio? Dove guardi? Dove guardi? Ma i grillini invece esistono. Sono internauti ma attivi sul territorio. Il blog di Beppe Grillo lo frequento tutti i giorni. Siamo tutti nati dal blog di Beppe. E da lì poi però siamo reali, siamo in piazza. Il basco alla Che Guevara e al posto del megafono il computer di ordinanza. Sono spontanei davanti alla telecamera come se fossero usciti vincenti dal casting per un reality. Mi raccomando, tutti i genitori, crescete i vostri figli in maniera civile, vedrete che è la prossima generazione. Basta una generazione per cambiare il mondo. La forza della comunità è la sua lontananza dalla politica. Ma se il sito si fa partito... Quando tu trasformi un movimento che usa internet in un partito, facendosi assorbire dai partiti, questa cosa ha dimostrato che non funziona. Sto arrivando, non è successo niente. Grillo gioca con la comunicazione senza rinunciare a prendersi in giro. Oggi come ieri. Sì! 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 Oh! L'alimenta Torino, Dio!